Buonasera e benvenuti al TGR Lazio. Come avete sentito dai titoli, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata assolta per il giudice monocratico. Il falso del quale era accusata non costituisce reato. Ho subito 2 anni di fango, dice quindi la prima cittadina, ma ora andiamo avanti a testa alta, ma ricostruiamo l'intensa giornata della sentenza con il servizio di Marco Curato. Questa sentenza spazza via 2 anni di fango politico. No. Vado avanti a testa alta per Roma, la mia amata città e per tutti i cittadini. Assolta perché il fatto non costituisce reato, una sentenza accolta dall'applauso di un'aula priva di telecamere ma piena di esponenti del mondo 5 Stelle che sono stati vicini alla prima cittadina in queste giornate cruciali del processo che la vedeva imputata per il reato di falso ideologico. Cade dunque l'accusa di avere mentito all'autorità anticorruzione a proposito della nomina di Renato Marra ai vertici della direzione turismo del Campidoglio. Secondo la procura, Raggi aveva affermato il falso sostenendo di avere deciso quella nomina in totale autonomia e senza alcun ruolo da parte di Raffaele Marra, fratello di Renato e all'epoca capo del personale del Campidoglio. Abbiamo dimostrato che non era così, sottolineano con soddisfazione i legali della prima cittadina. Riuscite a spiegare che la sindaca non ha mentito in quella circostanza, non aveva nessuna notizia differente da quella che ha riferito all'ANAC, quindi era in totale buona fede. 10 mesi di reclusione chiesti nella requisitoria dal pubblico ministero Francesco Dall'Olio e dal procuratore aggiunto Paolo Ielo. Il collegio difensivo della prima cittadina aveva chiesto una soluzione perché il fatto non sussiste. L'avvocato Pierfrancesco Bruno chiarisce la differenza tra quella richiesta e la soluzione perché il fatto non costituisce reato. Il fatto non sussiste significa che quanto dichiarato nell'atto è oggettivamente vero. Quando il fatto non costituisce reato significa che vi è una divergenza che noi in questo momento non sappiamo dirvi qual è nella ricostruzione che farà il giudice in sentenza e che non era conosciuta da chi ha reso la dichiarazione. È anche il momento per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. L'avvocato Mancori è polemico con l'eco mediatica avuta dal processo. Il problema è che si è dato a questo processo una valenza, un'importanza mediatica spaventosa, quindi sono state dette e scritte cose di una verità assoluta. Persino il procuratore aggiunto Ielo nella sua requisitoria, ricorda Mancori, ha fatto una distinzione tra altri procedimenti di cui si era occupato riguardanti le amministrazioni precedenti e questo. Qui non c'è un reato predatorio, aveva detto Ielo, non c'è stato un giro di denaro. Sarebbe stato bene che questo distinguo fosse chiaro anche ai media, fin dall'inizio, chiosa il legale. La soluzione della prima cittadina suscita diverse reazioni da parte delle forze politiche. Facciamo il punto nel servizio di Francesco Rosità. Forza Virginia, contento di averti sempre difesa, di aver sempre creduto in te. Così il vice premier e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, che subito dopo la notizia dell'assoluzione del sindaco Virginia Raggi attacca anche parte dei giornalisti, definendoli infimi sciacalli. Due le repliche da gran parte del mondo politico e dell'informazione. Da Milano interviene il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini, che afferma l'assoluzione del sindaco Virginia Raggi è buona notizia. È giusto, dice Salvini, che i cittadini giudichino un'amministrazione non in base alle indagini che finiscono in nulla, come in questo caso, ma in base alla qualità della vita. Per Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia, l'unico grande dramma è il destino della capitale. Il Movimento 5 Stelle con questa sentenza, aggiunge Rampelli, ci rimette. Avrebbe potuto incassare il martirio, invece è costretto a tenersi un sindaco incapace. Punta il dito contro l'immobilismo della città anche Maurizio Politi, consigliere comunale della Lega. Ora il sindaco torna ad occuparsi di manutenzione, decoro, pulizia, dice il capogruppo di Forza Italia in Assemblea Capitolina Davide Bordoni. Siamo sempre stati fiduciosi, non abbiamo mai smesso di lavorare e programmare, andiamo avanti a testa alta, siamo convinti di arrivare al 2021 e dare ai romani i risultati che si aspettano. Sostiene Giuliano Pacetti, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Assemblea Capitolina. Il PD va all'attacco con Anton Giulio Pelonzi, capogruppo della Lazio Cesare. La soluzione del Tribunale non cambia la condanna della città. Roma è allo sbando, dice Pelonzi, con strade con l'abrodo, piene di rifiuti e assenza di progetti di sviluppo. Il referendum consultivo su